Eccoci anche questa notte, abbiamo l'appuntamento con Barbara Marchand, a cui do subito la parola. Grazie, grazie a tutti, buonanotte a tutti, buonanotte a te Fabio, una Barbara Marchand con una voce un pochettino più intimistica perché purtroppo i mali di stagione attaccano anche i conduttori radiofonici, c'è poco da fare. Questa sera a Border Nights, non potevo comunque mancare, vi voglio parlare di un personaggio abbastanza fuori dall'ordinario, ecco, chiamiamolo così. Vi vorrei parlare di un certo dottor Bovis, o Bovis, come preferite. Non è molto conosciuto, anzi, se chiedete a qualcuno vi dirà: ma chi è? Beh, ve lo dico io. Alfred Bovis, 1871-1947, scoprì molto precocemente di avere attitudini molto particolari. Lui poteva porre una mano su una forma di formaggio o una botte di vino e diagnosticarne la bontà. In un primo tempo egli era in grado soltanto di specificare se essi erano buoni oppure no. Poi, utilizzando il suo ingegno e avvalendosi di esperienze nel campo della radiestesia, creò, con l'ausilio del suo collega André Simonton, una specie di regolo con il quale riusciva anche a valutare il grado di bontà dei prodotti in esame. Questo regolo, chiamato poi in un secondo tempo biometro Bovis, consisteva in una scatola dalla quale si dipartiva una scala suddivisa in 100 parti e munita di un cursore mobile. Il prodotto da valutare era posto in una piccola coppa localizzata sul cursore e allineato al grado zero. La lettura del grado di validità veniva fatta facendo scorrere il cursore in modo che il campione di prodotto si avvicinasse alla scatola sempre di più. Quando il pendolo indicava di fermare il cursore, era possibile leggere su una tacca della scatola il grado Bovis di validità del prodotto. Monsieur Bovis affermava che era possibile misurare le radiazioni trasmesse da varie sostanze e soprattutto dal corpo umano. A questo scopo scoprì che si poteva collegare la coppa con un filo e toccare con questo la punta del pollice di una persona al fine di misurarne la vitalità fisica, normalmente fra i 6.500 e i 7.000 gradi Bovis. Riusciva anche a farne una valutazione psichica, usando però il polpastrello del pollice. Se la persona non era disponibile, la misura veniva fatta su una goccia del suo sangue. Allora, che cos'è la scala di Bovis? A distanza di più di 100 anni, non trovando gli studiosi un'unità di misura che mettesse tutti d'accordo, pensate, è ancora in uso e ormai è entrata nel lessico comune la scala di Bovis. L'energia del corpo umano, se non affetto da malattia, corrisponde a 6.500 Bovis. Misure al di sotto di questo valore depongono per uno stato generale di squilibrio delle energie fino ad arrivare a vere e proprie patologie. Più bassa è l'energia del corpo, più significativa è la malattia. Tutti i luoghi della Terra, le persone, le cose o quello che mangiamo vengono classificati secondo il tasso vibrazionale. Se esso è al di sotto delle 6.500 unità Bovis, si dice che toglie energie, e se al di sopra, che la porta questa energia. In natura, normalmente non si trovano punti, più energetici di 10.000 Bovis, ma vi sono zone universalmente conosciute che vanno ben oltre: la cattedrale di Chartres, il Tibet, l'India, l'Egitto, e siamo a 18.000 Bovis. Valori al di sopra dei 6.500 Bovis si ritrovano in natura soprattutto in luoghi particolari, seppur riconducibili a culture diverse e a latitudini diverse. Nelle chiese cristiane, all'incrocio dei transetti, nelle moschee di fronte al Minbar, nei templi tibetani, nel Garba Griha, il livello di energia è stato misurato a 11.000-12.000 Bovis.
La rotella tibetana di preghiera, che contiene un mantra scritto su pergamena o sul tessuto, una volta girata vibra da 12.000 a 16.000 bovis. Per quanto concerne i luoghi, le letture inferiori a 6.500 sono l'effetto dei flussi sotterranei, difetti geologici e griglie magnetiche. Allora, ci sono dei simboli che possiamo tentare di capire con la scala Bovis, perché è molto interessante. Per tentare di capire ci confrontiamo con il simbolo, per esempio, della svastica o satia, come conosciuto in India. È una croce uncinata utilizzata da molte culture di matrice indo-europea. Nella sua forma originaria rappresenta probabilmente il moto solare che da sinistra va verso destra. Il valore in scala Bovis di tale simbolo è altissimo, ha un livello di energia positiva di 1.000.000 di Bovis. La svastica usata invece dai nazisti, oltre ad essere inclinata a 45 gradi rispetto all'asse cardinale, ha il prolungamento degli assi ortogonali orientato al contrario e ha un livello terribilmente basso di energia, inferiore a 1.000 Bovis. Ci sono in natura minerali che hanno energie positive molto alte, quali l'arenaria, il marmo, e altri che invece hanno energie altamente negative, come il diamante, il granito e il quarzo. Molti di voi non lo sapevano. L'unico elemento naturale che è una fonte infinita di energia completamente positiva è il fuoco. Sì, il fuoco. La più piccola fiamma di qualunque tipo irradia energia infinita. Ma stranamente un numero pari delle fiamme in una stanza si annullano a vicenda. Invece un numero dispari di fiamme è usato in parecchie culture perché si complementano e generano un ambiente positivo altamente caricato. Sono molti gli studiosi che, liberi da preconcetti o costrizioni accademiche, si confrontano con questi temi. Lo studio delle energie definite sottili sta prendendo piede e si parla molto del ruolo che rivestono nell'esplicarsi dei complessi processi biochimici. E voi, se volete utilizzare il metodo Bovis, lo potete applicare agli alimenti classificati superiori, come gli ortaggi, i legumi crudi, la frutta e i farinacei, gli alimenti di appoggio, che sono il latte fresco appena muto, il burro normale, le uova non digiornate, gli alimenti inferiori, come la carne cotta, i salumi, le uova dopo il 15° giorno, e gli alimenti completamente morti, senza alcuna vibrazione, sono le conserve alimentari, margarine, tutte le pasticcerie e i dolci senza farina di grano integrale. Allora il mio consiglio di questa notte a Border Nights è che dovete avere cura di voi. Buonanotte a tutti da Barbara Marchand.